Buonasera a tutti viaggiatori. Oggi vi spiegherò come fare i sottotitoli in un video YouTube. Cominciamo con lo scegliere il nostro video e andare su Modifica sul menu a tendina, dove troviamo una voce che è Sottotitoli. Qui troviamo il menu Aggiungi nuovi sottotitoli. Indichiamo la lingua in cui è realizzato il video e procediamo. Abbiamo tre modalità per creare sottotitoli. Carica un file permette di caricare fisicamente un file di sottotitoli, per esempio un file SRT o qualcosa fatto comunque con un programma esterno. Crea nuovi sottotitoli permette di realizzare dei nuovi sottotitoli, per esempio in una lingua differente o con qualsiasi altro motivo. Ma la funzione che interessa a noi è questa: trascrivi e sincronizza. Con la funzione trascrivi e sincronizza, ci limiteremo a digitare in questo campo quello che viene detto all'interno del video, semplicemente. Tutto quanto, dall'inizio alla fine. È possibile mettere il video in play. Se si è scritto il testo del video, è più semplice, è possibile copiare e incollare e poi, ascoltando il video, eventualmente correggere le cose che non si sono ripetute a memoria. E al termine della procedura, qua in basso si trova Esegui la sincronizzazione. Cosa importante, quando si mette il play il filmato, nel momento in cui si digita qualcosa, il video automaticamente va in pausa. Inoltre, premendo maiuscola freccia indietro, è possibile portare il video indietro di circa 5 secondi. E inoltre ancora, è possibile comunque forzare il video in pausa, premendo il bottone pausa che si trova qui in basso. Una volta conclusa la digitazione di tutto il testo, è il momento di cliccare su Esegui la sincronizzazione. Questa procedura richiederà del tempo, alcuni minuti a seconda della lunghezza del video. Ok, dopo qualche minuto diventerà grigio senza più sincronizzazione in corso. Notate nel frattempo il punto verde sui sottotitoli automatici di YouTube, che andiamo subito a disattivare perché sono qualcosa di spettacolare, cioè non so, siamo al 50° vlog e ancora ecco, benvenuti a bordo viaggiatori, sono Grigi e questo è il diario di viaggio Under 8. Ecco. Adesso andiamo sui sottotitoli in italiano, non più quelli automatici. A questo punto, premendo play, troverete il video e qui sotto il riporto dei sottotitoli. Questo con la possibilità di cliccare per regolare la lunghezza dei sottotitoli o di eventualmente spostarli. Qui potete anche, come faccio in questo caso, aggiungere un pezzetto. Adesso faccio taglia e incolla in maniera tale che questo lo mettiamo su 0,8 fino a 12, per esempio. Ecco, in maniera tale che mi sposto la musica solo fino a dove decido io. Ecco, quando compare il marchio. Adesso io andrò avanti spostando ogni sottotitolo in maniera tale il 90% delle volte è quasi tutto perfettamente allineato, non ci può essere qualche piccolo ritocchino da fare. Quando si finisce di ritoccare, qui sotto c'è il bottone pubblica. Questo
Comunque, io adesso faccio uno stacco e regolo i sottotitoli. Ok, eccoci in fondo. Perfetto, quando io finisco di fare tutta questa regolata, alla fine sono piccoli ritocchi, do pubblica. Finito, c'è il pallino verde, quindi i sottotitoli in italiano sono pubblicati e se io adesso vado ad aprire il video e attivo i sottotitoli, il video è con i sottotitoli. Ragazzi, questo video serviva a spiegare come fare i sottotitoli nei propri video YouTube. Spero che sia stato utile per tutti. Io ho concluso, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Sono Grizzly e vi ricordo, se questa guida vi è stata utile, di fare pollice in alto e condividerla anche sugli altri social network. Se avete trovato questa guida utile, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, è gratuito e riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Bene, ragazzi, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima.